iniziata la primavera, si avvicina all'estate e le youtuber su YouTube ci invadono di video haul, di abbigliamento, di costumi. Io oggi ho deciso di risparmiarvi l'ennesima carrellata di vestiti, l'ennesima carrellata di costumi, di bikini che poi sono sempre gli stessi o sempre uguali, e di fare invece qualcosa di forse un pochino più utile, e cioè di iniziare così una serie di video sulla tonificazione, sul fitness, su comunque cose da fare in generale tutto l'anno, ma per chi si sveglia tardi e vuole iniziare magari ora a prepararsi per l'estate, ho pensato ad una serie appunto di video sulla tonificazione, sugli esercizi da fare a casa. E oggi in particolare mi voglio concentrare sulla tonificazione di gambe, addominali e glutei, quindi i famosi esercizi GAG, che sono praticamente poi classici esercizi che si possono fare anche a terra, ma che io però voglio fare con l'uso del trampolino elastico, perché così si unisce alla tonificazione anche comunque l'effetto del dover comunque stare in equilibrio, e quindi si lavora di più. E praticamente ciò che ci occorre sono solo due pesetti del peso che voi preferite. Io ho questi da 2 kg ciascuno, sì, lo so, non è tantissimo, ma bastano per me almeno. E prima di iniziare, la cosa che è fondamentale quando si fanno questi esercizi, che comunque coinvolgendo le gambe prevedono comunque degli affondi, comunque dei piegamenti, tipo anche il classico squat, è quello di mantenere comunque sempre un angolo retto tra il ginocchio e il tallone. Quindi mai andare con il ginocchio troppo in avanti, cioè tipo fare dei piegamenti così, quindi con il ginocchio che va oltre il tallone, perché così si rischia comunque di farsi male, e quindi fare sempre attenzione a questo. Quindi magari movimenti lenti, controllati, che però ecco siano fatti nel modo corretto. Quindi io direi di iniziare, e quindi ecco, comunque se non avete il tappetino elastico potete farli benissimo a terra allo stesso. Quindi io adesso direi di mettere anche un pochino di musica di sottofondo e iniziamo. Scelto una musica tranquilla, però carina. Quindi, primo esercizio, affondi. Mettiamo un piede sul nostro tappetino e iniziamo. E ricordarsi, ecco, di non superare con il ginocchio il tallone. E poi ovviamente dall'altra parte. Movimenti lenti e controllati. E anche gli addominali sono belli contratti. Poi, prossimo esercizio. Possiamo prendere un solo pesetto e facciamo sollevamento della gamba posteriore. Non deve andare troppo in alto, l'importante è contrarre il gluteo. Potete fare le serie che volete, tipo 3 serie da 10 per gamba. Classici squat. C'è anche la variante da fare con il tappetino. Allora, il classico squat, gambe a 90 gradi. La variante con il tappetino elastico prevede di stare in posizione e di spingere più forte che si può, più veloce che si può.
squat vi assicuro che fa male. Ovviamente gli squat li possiamo fare anche con i pesetti. Così. Poi un'altra variante è quella di fare anche questi. Schiena dritta, gambe tese e lavoriamo con la schiena e i glutei. La schiena, mi raccomando, deve essere dritta. Oppure altra versione degli squat, tipo sumo squat e pesetti. Questo è fantastico per l'interno coscia. Bene farlo a terra, questo facciamolo a terra. Ah, questo è semplice, nel senso sono i classici affondi. Però torniamo indietro. Quindi facciamo peso, si leva sui glutei. Poi questi altri sono una specie di step, quindi facciamo, però qui appunto la difficoltà è l'equilibrio. E ovviamente dall'altra parte. E poi ovviamente possiamo anche fare le ripetizioni stando una gamba in su e fare le nostre belle ripetizioni. Con i pesetti più pesanti sentirete molto di più l'effetto. E poi anche classici ripetizioni, quindi stando in equilibrio con i pesetti giù, e anche questi vi assicuro che li sentirete. Ovviamente poi anche dall'altra parte. Qui vabbè, il segreto è di piegare un pochino la gamba che sta a terra e di stare molto contratti. Poi esercizi senza pesetti, un po' cardio. Vi assicuro che questi sono tosti sul tappetino. Corsetta anche sul posto, sul tappetino ovviamente è un pochino più divertente. E poi tante gridi di glutei vanno bene anche questi, apro e chiudo. Possiamo farli anche con i pesetti. Sempre con i movimenti controllati. E quindi niente, questi sono gli esercizi che vi propongo. Potete iniziare, non so, tipo da ripetizioni da 8, poi 10, 15, 20, come vi sentite. L'importante è ripetizioni, costanza. E se all'inizio è un pochino difficile, un pochino faticoso, insistete, perché diventerà via via sempre più facile e quindi ci sarà anche molta più soddisfazione a farli. Io spero che il mio video vi sia piaciuto e se sì fatemelo sapere con un like. Io continuerò a farli sicuramente, perché poi mi diverto e poi perché credo siano molto più utili dei video haul. Ciao e al prossimo video.